sarà fondamentale per migliorare la qualità del servizio del reparto di oncologia dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno, l'ecografo donato dall'associazione insieme con il teatro. L'ecografo portatile consentirà di impiantare con sicurezza un catetere venoso che permetterà la somministrazione di farmaci chemioterapici. È importante perché in genere l'azienda preferisce acquistare ecografi di grosse dimensioni perché ha più possibilità diagnostiche. Un ecografo del genere però è utile perché permette un'autonomia del reparto. Che cosa intendiamo per autonomia del reparto? Cioè che non si sposta il paziente per andare presso altre strutture per dove c'è il supporto dell'ecografo, ma può essere realizzato direttamente qui in reparto. Questi ragazzi si sono impegnati in un tutoraggio diversi mesi sotto la supervisione di personale esperto già nell'impianto del catetere, hanno ottenuto l'abilitazione tra virgolette a poterlo posizionare e ora grazie alla dotazione nell'organico del reparto di questo apparecchio i pazienti avranno dei tempi di attesa molto più ridotti dall'arruolamento all'inizio del protocollo chemioterapico all'inizio effettivo. Prima infatti i pazienti venivano depistati in altri reparti dove venivano posizionati questi catetri con tempi di attesa variabili e ritornavano per cominciare il protocollo chemioterapico. Oggi tutto ciò sarà fatto nella divisione di oncologia in sicurezza e quindi con notevole vantaggio per noi e per i tempi di attesa dei pazienti che essendo pazienti con diagnosi oncologica necessitano di tempi quanto più brevi possibile per cominciare la cura. L'associazione Crescere Insieme con il teatro ha sposato ben volentieri il progetto dell'associazione Noi Donne Soprattutto e ha raccolto fondi per acquistare l'ecografo. Ci occupiamo di teatro sociale, con un gruppo insomma di adulti portiamo avanti questo progetto per scopo sociale e abbiamo sposato questo progetto e il voler ricavare tutto quello che è i fondi poi per lo spettacolo all'associazione Noi Donne Soprattutto, che è molto attiva al reparto di oncologia qui al San Leonardo. L'ecografo, ma non solo, sono stati donati a questo reparto? No, precedentemente l'ammodernamento della stanza del DH, la stanza insomma dove si fanno poi le visite e la sala d'attesa per poi procedere e fare le chemio, quindi continueremo. Il progetto dell'associazione Noi Donne Soprattutto, nato alcuni anni fa, punta ad aiutare proprio le donne ad affrontare la malattia con l'obiettivo di alleviare le sofferenze psichiche. Proseguiamo con i nostri obiettivi, l'altro obiettivo appunto è questo acquisto di un ecografo che serve per agevolare i pazienti nell'emissione del PIC e in modo che non passi troppo tempo e possono iniziare il cammino della chemioterapia con molta tranquillità e più che altro con serenità, perché non è facile, comunque sappiamo che le vene vengono consumate prima, invece con il PIC è un'agevolazione per loro. Quindi noi siamo contenti innanzitutto perché dobbiamo ringraziare sempre l'asilo Crescere Insieme che ci ha dato questa possibilità di poter proseguire nei nostri obiettivi. Prossimo obiettivo dell'associazione Noi Donne Soprattutto è raccogliere altri fondi per migliorare le stanze dove si effettua la chemioterapia. A tal proposito il 20 dicembre al Centro Sociale di Salerno sarà messo in scena il musical Sister Act della compagnia Randy Project. Un paio d'ore di divertimento, di passione di tutta la compagnia, insieme diciamo alla raccolta fondi che è di donazione libera, quindi l'ingresso è gratuito e durante lo spettacolo ci sarà la raccolta fondi per l'associazione.